Un appuntamento che Azione Salerno ha voluto dedicare al mondo cattolico, al mondo dei popolari. Un appuntamento, quello del 2, che segna anche, come dire, un momento di riflessione con tutto il mondo dei popolari. È un tema di attualità sempre, quello dell'impegno dei cattolici in politica. E in ogni partito credo ci siano molti cattolici. Il nostro è un partito che cerca di evitare steccati ideologici, cerca di evitare di contrapposizioni destra-sinistra, cattolici, non cattolici, perché è un partito che cerca di individuare le soluzioni ai temi. Cosa facciamo per la sanità, cosa facciamo per la scuola, cosa facciamo per la sicurezza. Però ci sono tanti cattolici in questo partito, parliamo dell'impegno dei cattolici in politica assieme a Mara Carfagna, alla Gelmini, a Castiglione, verrà anche Elena Bonetti, insieme a Gigi Cascello, il segretario provinciale, stiamo facendo questo lavoro di approfondimento su tutte le tematiche. Mi sembra un appuntamento importante, cui parteciperanno anche i rappresentanti come ospiti delle associazioni cattoliche, delle sigle cattoliche salernitane. Beh, la politica è in evoluzione, la politica è dinamica, continua, quindi non si può prevedere. Ad oggi ovviamente Forza Italia è saldamente in un governo del quale noi siamo opposizione, anche se con le altre opposizioni su alcuni temi ci coordiniamo, leggi per esempio salario minimo, ma su altre tematiche non siamo allineati con le opposizioni, proprio perché riteniamo che Azione voglia dare alla politica e all'impegno politico una versione nuova, una veste nuova, cioè quella di andare a individuare, ripeto, a confrontarsi sui temi e non sulle ideologie.